Il Mali, un paese diviso che esce da un anno sorribili, avrà probabilmente un presidente eletto senza bisogno di andare al ballottaggio. L'ex primo ministro Ibrahim Boubacar Keïta ha ottenuto un ampio vantaggio rispetto agli sfidanti, secondo i risultati comunicati dal governo. Lo scarto è significativo, ha detto in conferenza stampa il ministro dell'interno, il colonnello Moussa Sinko Koulibaly. Se sarà confermato non ci sarà alcun ballottaggio per le presidenziali del 28 luglio, tuttavia ogni misura è stata adottata nel caso si tenga un secondo turno e siamo pronti per l'appuntamento dell'11 agosto. In vetta alla lista dei 26 candidati, dopo l'ex primo ministro, si posiziona Soumaila Cissé, ex presidente della Commissione dell'Unione Economica Monetaria dell'Africa Occidentale. Per Cissé, la dichiarazione dell'entourage di Keïta è inaccettabile, fatta senza quantificare la distanza tra i candidati e citando un tasso di partecipazione del 53%, del tutto eccezionale rispetto ad una media che per il Mali si attesta attorno al 40%. Nonostante le polemiche, gli osservatori nazionali ed internazionali hanno descritto un voto svoltosi senza particolari incidenti, un fatto impensabile per un paese in guerra fino a pochi mesi fa.